Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà. Oggi si apre una nuova storia al Palermo Calcio, il giorno infatti di San Nino e Perinetti, due nuovi protagonisti che dovranno far dimenticare le delusioni dello scorso campionato. San Nino è pronto per una nuova battaglia dopo aver centrato la missione con il Siena. La sessione di mercato estiva deve ancora aprire i battenti ufficialmente, ma per il presidente rossonero la campagna acquisti del Palermo è da considerarsi conclusa. Almeno questo è lo Zamparini pensiero della giornata. Probabilmente siamo davanti a una dichiarazione di facciata, ma le dichiarazioni del patron non lasceranno indifferenti i tifosi che si aspettano una massiccia campagna di rafforzamento in vista del nuovo campionato. Abbiamo già fatto colpi importanti. Dybala è stato pagato 12 milioni di euro per un ragazzo di 18 anni, credo sia una cifra importante, ma è uno che ha grande qualità. Arriverà a Palermo a luglio, credo che il nostro mercato possa considerarsi chiuso e ribadisco che Balzaretti resterà con noi. L'unico movimento sarà in uscita. Silvestre ha chiesto di andare via e cercheremo di accontentarlo. L'Inter ha fatto passi importanti verso il giocatore, mentre il Milan ha manifestato un semplice interesse. Parla di Ilicic, Bacinovic e Kurtic, ossia i suoi assistiti. Sentiamo allora l'agente Amir Ruzinic, intervistato da Stadio News. È tutto nelle mani del presidente Zamparini. Ecco, le dico chiaro e tondo, decide il presidente, il giocatore sicuramente è ambito da molte società di Serie A e quindi decide esclusivamente il presidente cosa vorranno fare con lui. Ecco. No, con la Lazio non c'è, almeno a quanto mi riguarda, non, da parte mia, da parte nostra, io non ho avuto contatti con nessuno. Poi ripeto, se il Palermo sta parlando con qualche altra società io non posso saperlo, però sicuramente io non ho parlato né con Tare né con lo Tito. Ieri giornata importante in casa Palermo, c'è stato infatti a Milano l'incontro con l'Inter per discutere della situazione relativa al futuro di Emiliano Viviano e Mattias Silvestre. Per il portiere in comproprietà tra le due società si è discusso, è stato un incontro interlocutorio, non va escluso il rinnovo della comproprietà con Viviano che rimaneva a Palermo a metà. L'Inter però fino al 15 giugno avrà tempo per riscattarlo a 5-6 milioni per chiudere l'affare. Il nome di Silvestre invece è caldissimo, le società stanno cercando un accordo, l'Inter fa sul serio e nelle prossime ore si capiranno sviluppi importanti in tal senso. Alberto Facini, agente del centrocampista del Chievo Michael Bradley, ha ammesso di aver incontrato Giorgio Perinetti proprio per parlare del suo assistito. Per la sua cessione bisogna parlare con il Chievo, dove sarebbe felice di rimanere. È vero però che c'è un interessamento reale del Palermo con il quale abbiamo parlato tramite Perinetti. Il DS ci ha confermato che il ragazzo piace. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.